Bene, misterifono.net, siamo giunti a questa prova per un approfondimento su Motoblur. Cos'è Motoblur? Motoblur è una piattaforma di Motorola nuova, è un aggregatore di social network, di mail, insomma di contenuti, di quella nuvoletta web che inizia a aleggiare intorno a tutti noi. Vediamo come ci si registra e cos'è Motoblur. Iniziamo da una registrazione dal telefono, compriamo un Motorola con questo client a bordo e vediamo che tipo di dati servono per iniziare a registrarci. Data e fuso, diciamo che li saltiamo e iniziamo con l'iscrizione. Vedete, il telefono verifica se ci sono aggiornamenti per il client, accettiamo i termini del servizio. Ok, bisogna accettarli specificatamente. Nome, adesso oscurerò un attimo per evitare di divulgare i miei dati personali. Bene, una volta messi i dati, il telefono si connette al server che è negli Stati Uniti, server di Motorola, e inizia a creare l'account Motoblur. Bene, dopo che la procedura di inserimento dati è stata portata a termine, ha avuto bisogno di circa un minuto per completare il profilo di registrazione. Intanto sulla mail è arrivata la comunicazione di Motorola che abbiamo creato il profilo. Possiamo andare ad aggiungere i social network. Come vedete, potete andare a cliccare su quest'icona e per ora possiamo aggiungere tutti questi tipi di account, ovviamente se li abbiamo. Il vantaggio di avere un client e non un software residente sul telefono è che questo client può venire aggiornato senza dover flashare nulla sul telefono da remoto, quindi un domani che Motorola stringerà accordi con altri social network o altri operatori, vedremo comparire in automatico sul tipo di account nuove icone. Per esempio facciamo una prova con Facebook, aggiungiamo il mio account, vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che vogliono aggiungermi come amico, ma come scelta personale ho deciso di tenere Facebook un pochino più privato, però c'è un gruppo creato da un fans sul quale rispondo alle vostre domande. Ecco che sto inserendo i miei dati di Facebook. Devo dire che è molto comoda la tastiera QWERTY in questi casi. Perfetto, stiamo aggiungendo l'account di Facebook. Metto un dito così, evitate di vedere la password. Ok, ora vedremo, man mano che si aggiorneranno gli avvenimenti, che l'account Facebook viene importato. Ora che abbiamo aggiunto tutti i nostri account, possiamo andare a vedere quelli che sono online, quelli che sono stati aggiunti, eccoli qua, e possiamo andare nel programma avvenimenti che ci aggrega tutti i feed, tutti gli stati personali delle varie piattaforme sociali, e la cosa comoda è che possiamo anche filtrarli. Per esempio noi abbiamo solo Facebook e Twitter per social network, per esempio Facebook oppure Twitter. Cosa comoda che anche la rubrica è aggregata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che possiamo avere i contatti di Facebook, Google o Twitter aggregati. Il software residente sui server, quindi non sul nostro telefono, è abbastanza intelligente, quindi cerca di aggregare i contatti senza duplicarli, e dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Sul nostro telefono non abbiamo trovato duplicati, quindi questa modalità consente di avere tutti i contatti aggregati nella stessa rubrica. Ovviamente, come avete visto, c'è la possibilità di filtrarli, ma questa è la parte client sul telefono. Andiamo ora a vedere la parte amministrativa sul web. Bene, stiamo sulla parte web del Motoblur. Vediamo come funziona. Prima di tutto bisogna registrarsi, abbiamo visto prima come farlo, si fa dal cellulare.
A questo punto possiamo entrare nel nostro pannello utente dove vediamo sia il proprietario, l'operatore, l'email del telefono, la versione software e la cosa interessante è che vediamo anche la localizzazione del telefono. Ovviamente dovete dare il consenso alla localizzazione. Una volta fatto, come vedete, abbiamo la localizzazione. Possiamo importare i contatti se li abbiamo su un file CSV, quindi se abbiamo la rubrica Outlook la possiamo importare direttamente in questo pannello di amministrazione. Troveremo poi questa rubrica direttamente sul cellulare. Purtroppo al momento manca una sincronizzazione tramite Outlook, ma siccome Motoblur è pensato come aggregatore delle nuvolette che utilizziamo, quindi Google, quindi Facebook, quindi Twitter, si presume che la maggior parte dei contatti noi li abbiamo su queste piattaforme. Comunque c'è la possibilità di importarli. Terza funzionalità, la localizzazione del telefono. Come vedete, possiamo andare a cliccare su localizza. Il server contatta il telefono, il quale gli risponde con la posizione, posizione che può essere acquisita tramite GPS o tramite celle cellulari, come nel nostro caso, visto che siamo all'interno del nostro lab. Dopo la localizzazione abbiamo la possibilità, come vedete qua nell'ultimo tab, di eliminare i dati. Questo è molto utile in caso di smarrimento o furto del telefono. Possiamo, cliccando su questo pulsante, eliminare i dati personali. Vediamo come la localizzazione del telefono duri qualche secondo. Prima abbiamo tentato la localizzazione ed è stata davvero immediata. Probabilmente è anche un problema di server. È la prima versione. In Motorola ci hanno detto che Moto Blur è previsto in continuo aggiornamento. Ci saranno delle nuove features a breve, così come il software del telefono verrà aggiornato alla versione 2 di Android. Come vedete, la localizzazione è stata effettuata abbastanza correttamente. Noi siamo in questo momento proprio qua nella zona centro-nord di Milano. Quindi, dopo aver visto la parte client sul telefono di Motoblur, ecco qua la parte su amministrativa su web. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.